Sono stato accusato più volte di fare dei lunghi monologhi e per qualcuno inappropriati o ingiustificati. Vorrei ricordarvi che non ho partito alcuno, nasco con oppure da una lista civica, quindi vinco da solo, perdo da solo, mai accompagnato. Riesco a guardare al di là della montagna, anche quando il cielo plumbeo è angosciato da mille preoccupazioni e altrettante congetture politiche, non solo. Lì puoi assaporare o provare quantomeno ad assaporare la consistenza della porosità a tratti evanescente, consistenza appunto del nostro sistema politico italiano, ovvero inimicamente pretestuoso, per nulla portentoso, ancor meno meritocratico. Ogni qualvolta mi soffermo, seppur per brevi frangenti, a rimirare le stelle baluginanti, un attimino, abbiate pazienza, insomma. Il mio più intimo pensiero volge ai contatti cosmici e ai messaggi galattici, accurati e ben definiti. Non ho bisogno di una vetrosa lente di ingrandimento, di una bussola vetrosa, polifunzionale, per dire che a me il mezzogiorno è discriminato, signori miei. Sfido il governo a dare ai campani le stesse risorse destinate alla sanità del nord. Nella conferenza con le regioni è previsto che la Campania sia l'ultima a ricevere tali risorse. Ogni cittadino campano riceve 30 euro pro capite in meno, badate attenzione a quelle che vivono nel Lazio, è ben 42 in meno rispetto all'Emilia Romagna e al Veneto. Quindi si dia l'occasione al governo Draghi e a tutti gli annessi e connessi di avere le stesse risorse per tutti. Non sono un visionario, vi parlo di aspetti concreti e non vorrei nessuna disuguaglianza etica o discrepanza emozionale tra i popoli e le regioni. Ma ahimè, puntualmente qualcuno o più di qualcuno ama frugare nella cesta del pane, laddove spesso e volentieri puntualmente ci si dimentica che i figli da sfamare sono tanti e non quei pochi eletti che il nostro governo fa alimentare, tra le altre cose. Coincidono incoerentemente figliastro e nulla più.